aiuto, mi ha bloccato. No, no, è davanti a me, aiuto. Alex, Alex, fai qualcosa. Fai qualcosa, toglilo, toglilo. Non lo so, non lo vedo più. Mi posso muovere, mi posso muovere, attenzione. Occhio, occhio, raga. Attenzione, attenzione, uccideteli, uccideteli. Lui è ancora lì, l'ho visto, l'ho visto. Sono finiti. Sei sicuro? Se ne sta andando, se ne sta andando, mi sa. L'ho visto che indietreggiava, l'ho visto, sta indietreggiando, sta scappando via. Voi avete visto che cosa ha fatto? Sì, ha buttato i nostri. Ho visto benissimo, ho visto. E voi siete dalla parte sua ancora. Ma che sta di? Voi siete dalla parte sua. Sicuramente è venuto per loro, Infatti, è venuto per voi. Non l'abbiamo chiamato neanche. Ma lo so che non l'avete chiamato, però lui vuole stare dalla vostra parte, quindi vi sostiene anche se voi non lo chiamate. Ma non lo vogliamo nemmeno, ma scusa, Sì, certo, è facile dire che non lo volete. Vabbè, certo, sì. Vabbè, fai come ti pare. Senti, sai che cosa ti dico? Io non ho bisogno né di voi né dei vostri poteri da cacciatori. Va bene? Io e Alex siamo più forti e siamo contenti così. Certo. Siamo contenti così, sì. Siamo contenti così. E questa volta siete anche braccetto braccetto, mano nella mano, due cacciatori contro due vampiri. Non hai paura, No, assolutamente no. Neanche siamo per idea. Siamo molto più potenti di voi. Del paletto, adesso, Non ho paura neanche del paletto. Del forcone. Non ho paura neanche del forcone. Invece voi dovreste aver paura dei miei denti affilati e dei miei occhi satanici, porca miseria, perché vi sfondo. Sì. E ridi. L'unico problema, guarda, ti va bene che comunque siamo in teoria siamo ancora alleati. Avevamo fatto un patto di alleanza e nessuno ha fatto niente. Sì, ma siamo alleati per ora. Per ora. Quindi vorrei vorrei farvi vedere come è cresciuto il mio drago, che adesso è diventato abbastanza grosso. Puoi vedere, vai? Vedete? È bello. Piccolino, No, però è bello, però è bello, è bello. Ed è prepotente anche. Ha imparato a volare. Non ancora, è troppo piccolo. Ma dorme adesso, cioè, poverino. Per il momento è addormentato. Però ho visto che quando si sveglia tende a svolazzare un po' in giro. Prima l'ho trovato su quell'albero lassù. Quindi non so come fare, ma per il momento devo tenerlo dentro il corno, altrimenti rischio di perderlo. Poi, se è concesso dal consiglio dei vampiri e dei cacciatori, vorrei potenziarmi di un altro livello, chiaramente. No. Come no? No, impossibile. Ma come osate dire di no poi? Ho trovato di cosa? Questa è una cosa democratica qui, siamo tutti. Ma esageri! Ma scusa, sono solo di livello 5. Ho trovato il libro. Io ne aumento 2. Ancora di più, no? Ma adesso voglio fare un altro livello, solo uno, scusate. Noi cioè, aumentiamo quanto ci pare, scusate. No, vabbè, non è quanto ma l'hai ci pare. Ma chiesto, no. Ma scusa, no, vai a cagare, adesso faccio quello che voglio. Abbi ma pazienza. Ma consiglio, l'ha detto. Ho capito, ma dai, rompendo il patto facendolo, Ma non sto rompendo il patto, voglio Sì, sì, lo stai tranciando proprio se lo stai facendo, lo fai. Guarda, è finito il patto, Ma scusami, ma non potete dire di no, scusate, Te l'hai chiesto? Le avevo detto no, scusa, se non ce lo chiedevi neanche. E io, allora, si io sta te lo potenziare? Non mi sto potenziando, però sto dicendo, cioè, secondo me è giù, ma mi avete sabotato. Stai sbagliando, stai sbagliando, non farlo, stai sbagliando, te lo dico. Mi avete sabotato l'altare? Perché l'hai rotto? No. Non funziona più. Avete fatto qualcosa? No, assolutamente. Assolutamente no. Avete toccato l'altare, sono sicuro. Ma hai tutto quello che ti serve? Certo che ho tutto, c'ho i cuori. E allora stai per forza loro. C'ho il sangue, c'ho il libro vampirico. Allora, stai sbagliando qualcosa tu. Non è possibile. Non è possibile. Questo funzionava fino a un attimo fa, funzionava. Avete sabotato, avete fatto qualcosa. Sono convinto. Non siamo mai passati qua dentro, veramente. Siamo entrati solo mo. Ah, ma state mentendo. Allora perché non volevate che saliva di livello, scusate? Infatti, perché sapevate di averlo toccato. E quindi adesso voi sapete. Aspetta, se io forse ho capito. I miei libri, questi non sono quelli giusti. Mi avete sabotato i libri, avete cambiato i libri. Sabotato di qua e tutto di là. Tutto voi, praticamente. Abbiamo toccato. Sì, invece, siete stati voi e io lo so che siete stati voi. Uno di voi due almeno. Non è detto che siano stati insieme. Quindi uno di voi due che non ha fatto niente dovrebbe... Dai, ditelo! Fare un passo indietro. Non scommetto niente, ma veramente non ho fatto niente, te lo giuro. Però tu non puoi farlo. Non puoi aumentare, noi siamo ancora bassi, ci stai distaccando troppo. Va bene. Va bene, allora sapete che cosa c'è? Il patto finisce qua. Non voglio più avere niente a che fare con nessuno di voi due. Ma perché? L'ho detto io, sì. E anche se cos'altro ti dico? Andatevene via, perché io e Alex dobbiamo parlare di cose da vampiri. Infatti, andate via. Spostatevi di distanza, non ci potete. Mi dispiace per voi, non avete capito. Non soltanto andatevene via lontano da dove siamo noi. Guarda chi è venuto. Guarda chi è venuto là dietro. Dai, c'è l'intruso, vi vuole aiutare, si vede proprio. Andatevene via dalla stanza, non voglio che sentiate quello che noi diciamo. Andate tutti e due, andate a parlare delle vostre cose. Ciao. Se ne sono andati, Alex, controlla un po'. Sì, se ne sono andati. Controlla, Alex. Sto controllando, sì, se ne sono andati. Sei sicuro? Sì, sicuro, al 100%. Molto bene. Sai che io ho capito.
Questi due stanno facendo schifo e io ho capito perché. Uno di loro due ha ricevuto una chiamata dall'intruso e non lo vuole dire. Sicuramente è Mario. È sicuramente Mario. E l'altro dei due, che è Chico, o fa lo stupido, ma secondo me Chico certe volte è veramente deficiente. Secondo me Chico non sa niente, però nel dubbio preferisce credere a Mario piuttosto che a noi. Ma e quindi va così. Fa così. Non lo so, ma noi dobbiamo seguirli perché io devo capire se veramente sono dalla parte dell'intruso. Ti giuro che questa non gliela faccio passare. Sì, ma se sono dalla parte dell'intruso e li seguiamo, non è che ci portano in una trappola. Non lo so, ma sono disposto a correre il rischio. Devo capire di chi posso fidarmi e di chi no, invece. Non mi è fido di loro. È anche ad avvicinarsi, eh. Lo so, ma hai visto dove? Eccoli, aspetta. Sono qua dietro. Fermo, fermo, eh. Allora, di cosa stanno facendo? Uno dei due è andato via. Facciamo finta di niente, perché non vorrei che si insospettissero. L'intruso. C'è l'intruso in giro. L'hai visto? Assurdo. Sta continuando a girare nella torre quella azzurra. È nella loro torre, eh sì. Andiamo a dare un'occhiatina alla torre, così possiamo vedere se ha toccato. Ma ci possiamo avvicinare, c'è l'aglio. Sì, ma non ci fa niente, siamo abbastanza potenti da non avere effetti troppo pesanti. Voglio vedere se ha toccato qualcosa all'intruso. Sì, ma se qua dentro è difficile, siamo attenti. Qua hanno le armi, vedi, queste ancora non le possono nemmeno usare, ma sono forti, eh. Queste sono balestre, gli incantamenti di Vampire Slayer. Ma è Vampire Slayer livello 5, l'hai visto? Glielo vogliamo, livello 5. Glielo vogliamo togliere già che ci siamo. È un sabotaggio. Vabbè, ma anche loro stanno a fare cose gravi, sì, secondo infatti, me. Toglilo, toglilo. Cioè, io a sto punto chiederei anche a casa. Cioè, ragazzi, secondo voi facciamo bene a fare queste cose oppure stiamo essendo illegali? Perché è vero, sì, doveva essere una guerra vampiri contro cacciatori, ma nessuno aveva detto che doveva entrarci l'intruso. Esatto, invece, l'intruso è arrivato in loro favore, non è giusto. Esatto, noi chi abbiamo in nostro favore? Non c'è nessun altro. Nessuno, non c'è nessun altro, esatto. Vediamo se qui c'è qualcos'altro. Mi sembra che abbiano un quintale di aglio, però oltre questo... Ma che ci devono fare con tutto st'aglio? Non lo so, però quella statua è inquietante, quando mi avvicino le cresce la barba. Mi sembra sì, che è vero, molto non inquietante. Ci sia nient'altro, però... Di sopra? Piano di sopra l'hanno lasciato vuoto, probabilmente vogliono farci qualcosa che non sappiamo. E sopra sopra c'è la sommità della torre invece, quindi non c'è niente, va bene? L'intruso era qua prima, Sì, ho visto, però sembra che non ci sia niente, quindi forse... Forse ci stiamo preoccupando troppo. Quello che penso anche io. Facciamo così, rimetto subito notte, così abbiamo il vantaggio delle tenebre. E ci serve qualcosa? Ti avevo chiesto di prepararmi qualcosa, tipo un mantello. Sì, ti ho preparato. No, un mantello no, aspetta, devo andarlo a prendere perché l'ho preparato. Me l'ho lasciato nelle casse di là. Guarda, andrebbe bene anche delle pozioni di invisibilità, qualcosa che... Quelle ce l'ho. Ok, vanno benissimo. Quante ne hai fatte? Ne ho fatte 3. Ok, vanno bene. Dammene una e iniziamo. Vieni, dai. Allora, io la uso su entrambi visto che è splash. E andiamo a seguirli. Ok, perfetto. Ok, adesso però come facciamo? L'armatura te l'ha tolta automaticamente, sì, perché ovviamente c'è la mano. E non te la fa rimettere. Tieni la mano vuota e seguimi. Andiamo alla colonna di teletrasporto dove li abbiamo visti andare pure a loro. Okay? Ok, dimmi tutto dove devo andare perché io neanche ti vedo. Cioè, proprio questa invisibilità non si vede niente. Sono davanti alla colonna. Allora, vedo che alla colonna ci sono tutte le cose che abbiamo visto noi, più alcune nuove. Ma secondo te dove sono andati? Guarda, l'ultima zona sbloccata è la Vampire Forest, foresta dei vampiri. Io non l'ho trovata. Tu per caso hai trovato un posto del genere? No, un... sinceramente neanche io, forse Anna? Non credo proprio, mi sa che sono stati proprio loro, sti due maiali, quindi... Ma scusa, ma i cacciatori che vanno nella Vampire esatto. Forest, non ha senso. Esatto, secondo me hanno un motivo. Andiamoci e vediamo che cosa succede. Noi siamo okay, invisibili. Io sono qua. Sì, non ti vedo chiaramente, però confido. Tieni un oggetto... Ti metto qualcosa in mano? Non tenerlo, perché ti vedo se fai così, ok? Allora non tenere faccio... niente. Non vedo niente, non metto niente. Guarda, tengo io una cosa in mano, tengo il libro okay, in mano in modo che seguo. Tu mi veda. Li vedo, sono andati da questa parte, seguimi, sono vicini. Basta seguire le torce, mi sa? Esatto, seguimi, però c'è... Perché questo posto è completamente buio. Per loro lo è ancora di più che per noi. Perché noi siamo cacciatori, quindi abbiamo un po' più visione. Però, aspetta. Oh, è finito, sono usciti, li vedi, qua davanti. Vedo, ma vedo che c'è una specie di percorso strano, vedi questa roba? E sembra costruito, che è una struttura. Ci sono delle tende lì davanti, mi sembra. Togli... Oh, Lion, attento. Sì, togli le cose dalle mani. Questi sono cacciatori e di là c'è una specie di castello e c'è l'intruso. Ma c'è anche qualcos'altro, eh. Alex, l'hai visto? Alex, ma è Diablos. Questo è Diablos. Ma è giga. Occhio, e non farti vedere. I cacciatori non ci attaccano perché non ci vedono, ma occhio. Quel cane potrebbe sentire l'odore. Dai, o qualcosa. Attento. Voglio volare in alto per vedere bene. Cavolo, è Diablos, Alex. È Diablos al 100%, non c'è un drago così come grande. Come fanno ad avercelo, scusa, eh? Perché è qua? Perché è dell'intruso, guarda l'intruso. Se l'intruso... Come ha fatto a prendere Diablos? Non ne ho idea, ma ti ricordi che all'inizio compariva Diablos, poi l'intruso è uscito da dentro Diablos e probabilmente adesso è riuscito addirittura a tipo...
come si dice, a comandare Diablos. Guarda, l'intruso c'è il corno. Perché Diablos non c'era più le ultime volte. Esatto, perché l'intruso l'ha messo nel corno. Oh mio Dio. L'hai visto? Sì, ma se l'intruso ha Diablos, Diablos è gigantesco, è un drago abnorme. È fortissimo. E Chico, guarda, Chico lo sapeva in qualche maniera, perché sta andando verso il castello dove è andato l'intruso. E anche Mario, guarda che schifo. Oh, ma dai, ma che schifo, sono praticamente alleati. Non è che gli ha promesso qualcosa. Se, per forza, perché lo sai che loro sono tipo mezzo in competizione con noi altri. Quindi sicuramente gli ha proposto in qualche maniera di poter diventare più forti di noi. E loro hanno ceduto, perché sono villi. Ma dai, che schifo, e senza dirci niente, prima sicuramente lo sapevano. Ma certo che lo sapevano, ma certo, mica gli ha detto, gli ha raccontato le favole. Gli avrà detto chiaramente che li avrebbe potenziati in cambio di tradire noi altri. E magari loro si saranno giustificati dicendosi l'un l'altro, tipo, ah sì, ma tanto lo facciamo solo per il momento che serve. Ma adesso cosa facciamo? Loro hanno l'aiuto dell'intruso che ha Diablos, cioè sono molto in vantaggio, credo. Io sono entrato dentro una specie di cimitero, ci stanno un sacco di tombe. E ci sono anch'io, guarda, sono anch'io. Dentro c'è una specie di piccola cripta con un altare con un Wither Skeleton sopra. E ci sono delle trapdoor. E sto scendendo dentro. Così almeno non... scendo anch'io. Cioè, vediamo un'altra zona, perché non voglio andare vicino a loro. Questo è un posto... No, non ha senso, Alex. È una cripta. È una cripta. Ma è vampirica. Vedi che è piena di sangue. Piena di sangue. Ci sono anche delle armi. Delle armi... Ci sono anche gli scheletri di vampiro da qualche parte. Queste armi sono molto buone, Alex. E prendile, prendi tutto. Quello certo che possiamo togliere da loro, lo prendiamo. Non gliele lascio, certo. Poi qua è pieno di canestri di sangue. Questi ci potrebbero servire. E poi il fatto che mi abbiano sabotato, io te lo giuro, a volte potrei sembrare tipo che faccio le cospirazioni, no? Che sospetto di tutti. E mi rendo conto che a volte è vero. Ma se l'ultima volta funzionava, perché adesso non funziona? E poi questi libri a me mi sembrano contraffatti. Cioè dal carattere, dal modo in cui è scritto Vampire Book. Se magari veramente non fossero stati loro, ma fosse stato l'intruso, magari per metterci gli uni contro gli altri. Esatto. Per aiutarsi. Qua ci sono delle boccette di sangue. Se tu hai bisogno, io ho i cuori. Io le sto un pochino prendendo. Prenditele tu, prenditi tutto. Queste armi sono buone, io non mi spiego perché siano qui. Però è strano. E poi guarda qua, questi sono blocchi di ossa. Questi sono ossa di drago. Sono anche molto resistenti. E queste, ti ricordi la forgia che abbiamo trovato dentro la... Sì, mi ricordo. Il mausoleo lì, la cripta. E possiamo usare con questi blocchi? Si usano anche queste cose per creare le armature e gli utensili dragonici. Che sono benissimo, fortissimi. Prendi tutto, ci servirà tutto l'aiuto possibile contro di loro. Anche adesso, perché così stiamo togliendo da loro materiali che potrebbero usare contro di noi. Cioè considera che tutto questo loro potrebbero usarlo per combattere noi al fianco dell'intruso. Io sono anche molto avvantaggiati adesso, e chissà che cosa gli sta dando adesso. Guarda, queste si trasformano in ossa di drago, sono proprio blocchi di ossa di drago. Ascolta, se ti lascio qui a prenderle, te ne butto quelle due che ho preso. Te le prendo tutte, ma tu hai notato che qua c'è un muro strano? Sì, ho visto, dici che vale la pena provare a sfondarlo? Questo? Secondo me sì. Provo? Magari c'è qualche tesoro più grande. Alex, è vedi pieno qualcosa? Di bare. Pieno di bare. Tutto bare qua dietro. Ma quanti ce ne sono? E sono bare di vampiro. Ma sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono 16. 16 bare di vampiri. Che cosa ci fa l'intruso con queste bare? Non lo so, anche perché l'intruso è dalla parte dei cacciatori di vampiri, non dei vampiri. Quindi perché ha delle bare di vampiro? Non ha senso. Forse... E se, oh avesse, mio Dio. E se avesse catturato tipo dei vampiri? O forse e quelle bare... Forse sono le loro bare. O forse sono bare fatte per noi altri, per metterci a noi. Sono troppe, sono 16. Ascolta, esci dalla stanza delle bare. Voglio lasciare tutto com'era. Chiudi tutto. Anche perché non voglio che loro scoprano. Ricordati una cosa. Io mi auguro che loro sto video non lo vedano, perché sarebbe un danno. Ma io non gli voglio dire niente su quello che noi abbiamo scoperto. Voglio vedere se loro hanno il coraggio di dire la verità. Secondo me non ce l'hanno. Cioè, se no l'avrebbero detta prima, sicuramente, no? Ma Chico, tu hai sentito come parlava pure insicuro prima, quando stavamo parlando secondo con loro? Secondo te lui lo sapeva e pensa che sia una cosa sbagliata? Sì, secondo me sì. Invece Mario già ha fatto cose strane in passato, specialmente con l'intruso. Mario, io lo so, non è un cattivo, però a volte cede a questo genere di... a questo genere di seduzioni da parte dell'intruso. E adesso cosa facciamo? Magari possiamo ancora fare forza su Chico e sbloccarlo. Esatto, ho capito? Esatto, secondo me dobbiamo puntare su quello, perché Mario lo vedo più radicato. Invece Chico mi sembra dubbioso. Sono ancora davanti al castello, li vedo. E c'è l'intruso lì dentro che li guarda e non so se gli ha dato dai, qualcosa. Dai, stai invitando ad entrare per prendere le cose, sicuro. Non dobbiamo permetterlo. Possiamo... Chissà cosa c'è là dentro. Potremmo provare, allora dobbiamo provare a distrarli. Perché se non so, io ho paura che lui li stia potenziando, che gli stia facendo fare dei livelli da cacciatore di vampiri per essere più forti di noi, per ammazzarci. E alla fine, quando saranno abbastanza forti, ci uccideranno. Ecco, vedi, vieni. Hai visto che sono entrato dentro quella casa col tetto bianco? Entra anche tu, la porta è chiusa, così ti vedo quando entri. Vai veloce. Ecco, sto entrando, eccomi qui. Chiudi,
perfetto. Qua dentro ho visto una cosa molto strana, Alex. Se vedi, c'era un libro dei vampiri e c'è ancora dentro questa cassa. Lion, l'invisibilità. Butta un'altra, vieni, mettiamoci vicini. Tieni, ecco. Ok, sì, mi hai colpito, perfetto, grazie. Qua dentro c'è un altro libro dei vampiri, ti stavo dicendo. Il problema è che anche questo è uguale a quello che ho io e non funziona. Palese, cioè questi li stanno creando loro per darli a noi. E hanno anche del sangue di vampiro. Questo gli serve per potenziarsi a loro cacciatori. Quindi non so se ci conviene toglierlo, io aspetterei. Perché non voglio essere illegale. Però allo stesso tempo mi rendo conto che loro stanno facendo qualcosa che forse non dovrebbero fare, perché questa alleanza... Ma questo non è giusto, scusa, allearsi con l'intruso è giusto secondo te? No, per niente. No, ma non voglio neanche mettermi al loro stesso livello. Non voglio fare qualcosa che poi potrei pentirmi di aver fatto per sabotarli. Poi potrebbero farcelo presente, magari dirci: ma voi avete... Lion, attento. Questo lo devo ammazzare. Come ha fatto a vederti? Non lo so, forse gli sono andato troppo vicino. Sì, ma solo lui comunque t'ha visto, gli altri non t'hanno visto. Se gli andiamo addosso mi sa che ci vedono, quindi dobbiamo cercare di stare attenti, Alex. Adesso... Guarda la porta, li vedi? Sì, li vedo. Secondo me dobbiamo agire, e ti dico come. Dentro quel castello secondo me è pieno di roba, pieno di qualcosa di fortissimo. Io provo a fare una cosa, tu rimani qui alla casetta, però guarda da fuori e aiutami. Ascolta, Lion, entrare là è difficile. Non voglio entrare. Capisce che siamo qua? Non voglio entrare. Attento ai cacciatori, Voglio guardare da sopra. Entrare. Okay, io rimango qua, tu fai veloce però. Sì, sono vicino alle finestre. Da qui riesco a vedere un pochino quello che c'è dentro. Mi auguro, anche se è difficile navigare, come se ci fosse qualcosa che tipo... Ok, ci sono adesso. Vedo Chico che è entrato dentro, ma la cosa più strana è che qui dentro ci sono un sacco di cose. Stanno raccogliendo cose. Ecco, stanno... lo stanno aiutando, dai, è ingiusto. La lealtà proprio via, andata via. La cosa più grave è che qua dentro ci sono anche dei blocchi di un materiale che non ti sto a dire, ma non devono mai toccare quella roba, Alex. Se la toccano siamo finiti. Finché prendono... Che materiale è? Guarda, è l'acciaio che viene fuori dalla forgia dei draghi insieme alle ossa. Cioè è il materiale più forte che tu possa immaginare. È il metallo più duro che esiste. Sì, ma se l'intruso ha queste cose noi come facciamo? Dobbiamo richiamarli, stavano cercando di prenderlo. Non possono toccarlo con quei picconi, ma dobbiamo richiamarli. Cosa facciamo? Torniamo al castello e tipo inventiamo una scusa come se noi non sapessimo niente. Andiamo al castello. Sto volando indietro. La strada? Sto seguendo le torce, sì, sono già arrivato alla colonnina di teletrasporto. Torno subito al castello e adesso ce li richiamiamo. Mi raccomando, Alex, devi essere credibile. Noi non sappiamo niente di quello noi che hanno fatto. Noi siamo restati tutto il tempo a castello. Diciamo che semplicemente abbiamo visto... Che cacchio ne so, inventiamoci una cagata. Metto di nuovo notte, però così siamo tranquilli. Che abbiamo visto qualcosa che attaccava il castello, diciamo, va bene? Tu dai retta a me. Drago, magari? Ok, li chiamo, li sposto, stai buono. Spostali. Mario, Chico? Oh, cos'è? Siete vicini al castello? Sì, stiamo là in giro. Ok, è successo un fatto, dovreste tornare perché abbiamo un problema qui al castello. Che è successo? C'era una specie di ciclope, ora mettiamo da parte tutte le nostre... Come un ciclope al castello? Sì, vi chiedo scusa, guarda, per prima, che forse sono stato un po' brutale. Anche perché non so se siete stati voi a rovinare i libri, quindi magari non siete stati voi. Finalmente ci credi, no? Sì, allora noi praticamente siamo dovuti diventare invisibili perché c'era questo attacco di ciclopi. E ci avevamo paura che ci vedesse praticamente. Erano tipo 3 o 4, adesso sinceramente non li vedo più, ma era pieno di ciclopi qui intorno al castello. Danno? Aspettaci. Guarda, mi auguro che non ci siano, perché vi giuro, a parte che quelli spaccano per terra, tirano i sassi e possono distruggere il castello, quindi occhio. Davanti vi vedo. Non ci stanno. Vi vedo, ci neanche siamo dietro, noi. Ci siamo noi qui, mi vedete col piccone in mano? Qua. Sì. Ah, eccoti. Sì, ci sono. Guarda, occhio, perché erano veramente tanti, tipo 4, ma forse anche di più. Dobbiamo fare la guardia al castello. E voi vi siete messi l'invisibilità per paura? No, perché quelli tiravano le pietre, quindi se li aggravavamo al castello, tiravano le pietre nel castello, lo potevano danneggiare. Adesso scappate, avete fatto adesso, bene. Mi pare infatti che siano scappati, non li vedo più, quindi forse abbiamo risolto il problema. Sì, ma non ci sono più, l'ho visti andare via, mi sembra. Ok, però è importante che facciamo la guardia al castello. E siccome io dovevo fare una cosa con Alex per trovare delle cose, però se volete potete venire anche voi. L'unica cosa è che vorrei che uno rimanesse al castello per assicurarsi che non torna. E chi rimane però? Decidi te chi vuoi che rimanga, insomma. No, io non posso, decidi tu. No, vabbè, perché se no, vabbè, ma se no sembra sempre che voglio, capito, decidere tutto io. Potresti... No, questo puoi deciderlo tu. Sei sicuro? Guarda, non voglio che poi... Okay. No, tranquillo. Vorrei che rimanesse Alex, va bene? Va bene, rimango io al castello, non c'è problema. Così non potete dire che sono strano. L'intruso è là davanti. Dove? Ah, sì. Sul ponte. È sul ponte. Attenti che ha messo di nuovo quelle specie di cani strani. Ora ci penso io comunque. Anche su di... Ma voi... Cioè io... Scusate se prima sono stato estremamente sospetto su questa cosa. Ma ti perdoniamo, tranquillo, cioè ti possiamo capire più o meno. Però vorrei fare una domanda, cioè capito, proprio per togliermi il dubbio, capito? Vai.
a uno alla volta, però, perché non è detto che ognuno sappia esattamente quello che fa l'altro. Siete cacciatori entrambi, ma non è che siete gemelli siamesi. Chico, tu, per esempio, cioè, non sei alleato con l'intruso, giusto? No, ma lui neanche non... per sogno, no, non ti ha mai proposto un'alleanza? No, secondo te come fa a venire? Mi parla? Non è impossibile. Non lo so, no. Magari ti dava dei messaggi scritti tempo fa. No, neanche lettere, libri, ok, nulla. Ok, va bene. Mario, tu sei alleato con l'intruso? No, niente, niente messaggi, niente di nulla. Niente messaggi scritti, ricordo che nulla, te le dava spesso, niente, eh. Niente. Va bene, ok, mi basta così. Andiamo, ragazzi, forza. Mi scuso di nuovo, forse sono stato troppo sospettoso. Capita, io. Capita, lasciamo. Aperte. Ma è anche perché lui, vedete quanto spesso si presenta, cioè un continuo, arriva continuamente e mi insospettisce. Ma lo fa apposta, fidati. Sì, lo so. Andiamo dritti verso quella zona là, vedete quella foresta di alberi molto alti? E cosa c'è lì però? Seguitemi, vi devo far vedere una cosa che ho esplorato. Perché io... l'armatura, mi raccomando, se non muori. Hai ragione, grazie del suggerimento, Mi ricordo che un po' di tempo fa, tipo un paio di giorni fa, stavo facendo un'esplorazione per conto mio. E a un certo punto mi sono trovato davanti a un altro edificio molto strano. Ed era proprio qui nella zona delle isole fluttuanti. Quindi è strano perché di solito qui non abbiamo trovato quasi niente. E quindi com'era fatto? È questo qua, vedete che c'è una specie di... tipo una specie di scatola di cobalt di pietra. Eccolo! Come se fosse un piccolo labirinto. Ma quindi, sei entrato? No, no, non sono entrato dentro. Però ecco, lo sapevo. Mario, ma cos'è quello? Mario se lo ricorda bene che cos'è questo qua. Cos'è? Lo ricordi, Mario, quel mostro? Sì che me lo ricordo. Il cavaliere, questo qui. No, oh, si torcia, si è cos'è? Illuminiamo. Ma non ho più torce, lo finite. Ce le ho io, tranquilli, rimanete vicini a me. È un grosso cavaliere. Lo lasciamo sta qua dentro, però. Io mi ricordo che eravamo riusciti però a sconfiggerlo, Mario, questo qua, Sì, 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 mi ricordo pure come. Bisogna pugnalarlo alle spalle, vero? Esatto. Mi sembra. Ok, ok. Allora siamo gli uomini giusti per ucciderlo. Questo qui, ricordo anche che avevamo pensato che fosse un cavaliere dell'intruso, perché i colori, cioè, sono più o meno quelli, tutto quelli, nero. Sì. Occhi gialli quando li aprirà, quindi vabbè, ma non importa, sconfiggiamolo tutti insieme, così è anche una cosa che ci rende più uniti, sono no? Prontissimo, vai. Ok,